ragazze e ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Eleonora e oggi siamo qua riuniti fuori da casa mia, non perché mi sono chiusa fuori, ma perché oggi voglio farvi un video in esterna. C'è un po' di vento, spero che l'audio insomma lo sentiate bene. Oggi voglio farvi questo video in esterna proprio perché voglio parlarvi di piante, voglio farvi vedere come ho sistemato tutte le piante che io tengo all'interno del mio appartamento in inverno durante, diciamo, la stagione primavera estate all'esterno. Quindi in questo video parleremo di piante. Oggi stanno spaccando la strada proprio in questo momento. Comunque oggi parleremo di piante, come vi ho detto. Tempo fa, un paio di mesi fa, vi avevo fatto un video per quanto riguarda l'home tour delle mie piante. Ho visto che a molti è piaciuto, quindi oggi voglio farvi un serra tour. Quindi voglio farvi vedere la serra che ho acquistato questo inverno, perché appunto l'ho sostituita, dove appunto all'interno ho messo tutte le mie piante. Ovviamente all'interno di questa serra vedrete delle nuove piante che nell'home tour, per quanto riguarda le mie piante in casa, non avete visto, proprio perché sono stati dei nuovi arrivi. Quindi in questo video vedrete tantissime nuovi acquisti, nuovi arrivi e nuove piante. Ovviamente ne arriveranno ancora delle altre, però per il momento vi faccio vedere, c'è un vento tremendo, vi faccio vedere quello che ho all'interno della mia serra. Quindi ragazzi, se questo video vi piace per quanto riguarda le piante, lasciate un pollicione all'insù. Ovviamente se volete iscrivervi al canale è molto semplice, basta cliccare il pulsantino che troverete sotto questo video, iscriviti. È molto importante, non vi dimenticate di attivare la campanellina delle notifiche. Quella campanellina vi servirà per ricevere aggiornamenti in merito ai miei nuovi caricamenti qua su YouTube. Ovviamente mi potete seguire anche su Instagram, trovate tutti i link di riferimento giù nell'info box. Comunque mi trovate a Eleonora Occhibelli 81. Quindi io direi di partire subito con questo video e andiamo a fare il tour della mia serra. Allora, questa è la serra nuova che appunto ho acquistato questo inverno. Quella dell'anno scorso era molto più piccola, diciamo che era la metà praticamente, però quest'anno, avendo una mole diciamo superiore di piante, quindi ne ho veramente tantissime, ho deciso di prendere questa qui a casetta, che ha molti ripiani e molti scomparti. Vedete, è fatta così. Qui c'ho il mio bellissimo limone, vedete, la serra è fatta così. E adesso vi faccio vedere tutto l'interno. Ovviamente è talmente piena, strapiena, che spero di riuscire a farvi vedere il tutto. Allora, qui all'inizio come prima pianta abbiamo la strelizia Nicolai. Questa qui è la strelizia, quella con fiore bianco, non è quella con il fiore arancione e viola. Questa diciamo che fiorisce raramente, più che altro la particolarità di questa pianta appunto sono le sue foglie, che sono veramente enormi. Ora questa è nata così, praticamente mozzata, però immaginatemi se avesse avuto la punta, praticamente era una foglia veramente enorme. L'ho messa un attimo qua in serra perché appunto si deve adattare all'esterno, perché potete vedere avevo messo diciamo la pianta sotto l'ombrellone, solo che mio marito ha chiuso l'ombrellone e la pianta si è strinocchiata, quindi per il momento ho deciso di metterla qua in serra. Ovviamente qui sta pendendo la mia Hoya linearis, che dopo ve ne parlerò. Intanto vado a togliere questa perché altrimenti non entro in serra. Ovviamente ho annaffiato tutte le piante con la modalità di irrigazione, poi vi farò vedere anche quella. Allora, la prima pianta è questa qui, quindi la begonia maculata. Questa qui è stata, diciamo, è già un pochino che l'ho acquistata, sta molto bene qua in serra, sta mettendo tantissime nuove foglioline, sta veramente bene. Vedete, qui c'è una nuova fogliolina che deve nascere, ce ne sono veramente tantissime. Poi qui ho i vasetti dell'Oxalis che appunto stanno spuntando, stanno cominciando a nascere adesso. Era una pianta unica, io l'ho divisa in vari vasetti, quindi ho levato i vari bulbettini e l'ho messi all'interno di questi vasetti, infatti stanno iniziando a nascere. Poi qui abbiamo la solita zebrina che avevamo in casa, che ha solamente due foglie, spero che ne tirerà fuori un'altra.
qui ovviamente abbiamo la nostra Monstera Danzoni altissima, vedete, su questo palo. Accanto alla Monstera abbiamo la Monstera Dubbia, molto molto bella questa, mi sta facendo foglie sempre più grosse, vedete che belle queste foglie, sono sempre più grandi. Questa è l'ultima che mi ha fatto, che ovviamente si deve espandere. Poi qua giù abbiamo un'altra Monstera, questa qui è la Monstera, se non mi viene il nome comunque ve lo scriverò qua sotto nel video. Anche questa si sta arrampicando su questo palo di sfagno, sta facendo nuove foglioline, come vedete le radici si stanno infiltrando appunto nello sfagno. Poi qui invece abbiamo la nostra Monstera variegata, che anche a lei sembra piacere moltissimo il palo di sfagno, perché sta cominciando a fare radici e le sta infilando all'interno. Questa è l'ultima foglia che mi ha fatto, speriamo che presto ne parta un'altra. Vedo che qua è abbastanza rigonfiato, quindi sicuramente ne partirà un'altra. Poi questa è un'altra Monstera a Danzoni, però sicuramente di un'altra varietà, perché ha le foglie molto molto più grandi rispetto all'altra che vi ho fatto vedere prima. Poi qua giù in fondo abbiamo la grossa Monsterona, che appunto l'ho infilata qua dietro perché è veramente gigante e occupa, diciamo, quasi tutto lo spazio della serra. Poi qui invece c'è l'altra più piccola, che questa qui la voglio dare via, quindi la metterò in vendita. Poi gli scaffali, allora su questo scaffale abbiamo la Oia compacta, che avevate visto anche nell'altro video, che sta diventando veramente molto molto lunga. Poi qui abbiamo una Locasia che sta mettendo una nuova fogliolona, che penso che sia anche di grandi dimensioni, perché a vederla così sembrerebbe bella grandina. Vediamo se riusciamo a metterla a fuoco. Poi qua giù abbiamo una Peperomia, quella a, diciamo, a foglia a gettone. Comunque mi metto tutti i nomi nel video durante, diciamo, sotto via praticamente. Poi qua giù abbiamo una Calathea orbifoglia, laggiù abbiamo un Pothos, c'è un po' di vento come potete sentire. Poi laggiù in fondo, non so se riesco a farvela vedere, ok, ho una begonia maculata che si sta un po' riprendendo, vedete, era rimasta con due stecchi e si sta riprendendo. Vediamo se ve la posso avvicinare un po', vedete. Poi qui abbiamo l'Indeni, non mi ricordo il nome preciso, comunque come vi ho detto tutti i nomi ve li metterò sotto durante la visione di tutte queste piante. Lei sembra stare benissimo, infatti sta continuando a fare foglie a volontà. Poi qui abbiamo un'altra begonia che è rimasta con queste due foglie smirte, sta ributtando le foglioline da sotto, quindi speriamo, insomma, che si riprenda bene. Qua abbiamo un Philodendron verrucosum che aveva preso il ragnetto, vedete la foglia ha tutte queste puntinature, ovviamente ho fatto tutti i trattamenti e ora sta benissimo, infatti sta lanciando nuove foglie, anche lei su palo di sfagno sembra gradire. Poi qui abbiamo diciamo un pezzo finale del Clarinervium che avevo acquistato qualche anno fa, che aveva preso il ragnetto e erano partite tutte le foglie, come potete vedere. Ora vediamo se riesco a farvelo vedere bene, vediamo un po', vediamo se riesco a farvelo vedere, sembrerebbe che ci sia una partenza lì e poi a regola anche di qua.
quindi speriamo che si riprenda alla grande. Poi qui abbiamo un non mi ricordo il nome, mi sfugge il nome, comunque ve lo metterò giù anche questo. Anche queste sono talee tolte dalla pianta madre su palo di sfagno, anche questo. Ok, poi qui abbiamo una locasia black velvet un po' piccola che sta facendo una nuova fogliolina proprio lì. Poi invece qui abbiamo una oia, questa qui dovrebbe essere la oia carnosa rubia se non sbaglio, perché ha queste foglie variegate con varie variegature, varie colorazioni. Lo stelo è leggermente rosso e le nuove foglie che nascono sono di un rosso intenso. Ora qui non ho da farvele vedere delle nuove partenze, comunque vedete lo stelo è rosso, quindi la nuova foglia che nasce è di questo rosso molto molto rosso. Poi là dietro abbiamo, sono un po' lì dietro, abbiamo un amaranta, vediamo se lo metto a fuoco. Ok, un amaranta. Poi là dietro ancora abbiamo una locasia dragon, silver dragon mi sembra che si chiami. Poi laggiù abbiamo una talea piccola di verrucosum e abbiamo due piantine di syngonium variegato e syngonium pink splash. Poi al piano di sopra abbiamo l'oia, questa è l'oia variegata all'estremità della foglia, non al centro ma all'estremità, non mi ricordo come si chiama. Poi qui abbiamo due cavalieri bianchi di cui uno mi sta facendo una nuova foglia, quindi abbiamo un altro. Ok, poi qui abbiamo la stringa di cuori che ovviamente l'ho dovuta mettere così perché è molto molto lunga. Poi qui abbiamo il Pothos Enjoy, qui abbiamo il Syngonium Mottled, ne abbiamo due perché sono due talee prese dalla pianta madre. Poi qui abbiamo un Anthurium Clarinervium che sta mettendo anche un fiore, quindi sta super benissimo. Poi qui abbiamo una Locasia Jacqueline che vi avevo fatto vedere anche in uno scorso video dove facevo appunto il l'unboxing. E poi passiamo alle oia. Allora qui abbiamo un'oia bella, molto molto carina lei, dopo vi faccio vedere anche i peduncoli. Qui abbiamo l'oia uguale a quella che vi ho fatto vedere prima variegata, qui abbiamo l'oia carnosa normale, vedete qui. Poi qui abbiamo quell'altra stringa di cuori che non mi ricordo il nome, vedete questa qui, che anche questa è molto lunga, vedete arriva fino in fondo. Poi qui abbiamo un'altra oia, questa qui è la oia, mi sfugge il nome. Non mi ricordo, comunque ha la particolarità di avere diverse variegature delle foglie, da bianca a rosa, vedete le foglie nuove tendo a farle di questa colorazione, spero che vediate bene perché non sto vedendo cosa sto inquadrando, comunque ve la allontano perché sennò non si vede niente. Ok, questa qui dovrebbe essere la Hoya Waiheke Tricolor a regola, se non erro. Vi volevo far vedere i peduncoli della Hoya Bella,
Allora, vedete, qui ne ha uno, qui ne ha un altro, poi ce ne dovrebbe essere dell'altro, qui ne ha un altro, qui ha fatto un solo fiorellino. Ora se ve la trovo ve lo faccio vedere, vedete? Questo fiorellino, ovviamente tanto che è su, quindi presto sicuramente cadrà, e poi avrà sicuramente altri peduncoli che ora in questo momento non vedo perché qui sono nelle strette. Ovviamente qui abbiamo la nostra Cattleya mosaica, che come vedete anche lei sta mettendo nuove foglie, quindi sta benone. E qui praticamente è tutto per quanto riguarda per il momento le piante. Ah, questa qui non ve l'ho fatta vedere, questa qui è l'Hoya linearis, anche lei è molto lunga, come vedete sta mettendo nuovi getti, vedete? È così chiara perché è stata esposta molto alla luce del sole, quindi si è schiarita, però insomma nel complesso sembrerebbe stia bene. E questa è la mia serra, mi metto così vi faccio vedere. Ah, vi faccio vedere anche l'impianto idrico. Allora, praticamente cosa ho fatto? Ho acquistato questi tubicini e su Amazon ho preso questi distributore di acqua, praticamente fanno l'acqua tutta nebulizzata, e l'ho messo praticamente su tutto il perimetro della serra in modo tale che quando devo annaffiare, vedete, vi faccio vedere anche di qua, quando devo annaffiare basta che accendo l'acqua e annaffia tutte le piante a mo' di pioggerellina fina, quindi anche una manna proprio per le piante, perché praticamente si va a ricreare la pioggia. Poi sulla serra ovviamente ho messo due strati di teli, ho messo lo strato sopra è il TNT, cioè il tessuto non tessuto, quello che si utilizza per il freddo, per proteggere le piante dal freddo, e poi ho messo questo strato di ombreggiante al 50% che ho trovato su Amazon, perché sono andata in un garden, mi dicevano tutti che meno del 90% di ombreggiatura non si trovava, però io ero sicura che si poteva trovare anche a diverse percentuali di ombreggiatura. Le percentuali di ombreggiatura dipendono dalla diciamo grandezza dei vari buchi, più sono grandi e più la percentuale è bassa, quindi il 90% sono quelle diciamo che si utilizzano più che altro per, non per ombreggiare ma per dividere, per mettere magari nelle siepi, per non far vedere praticamente all'interno. E questa qui invece è al 50%, sono 3 metri per 2 e mi sembra che l'ho pagata sulle 11 euro. È molto comoda perché ovviamente questa serra, vedete, è fatta così, però essendo trasparente praticamente i raggi del sole filtrano e vanno a bruciare tutte le piante che sono all'interno della serra, quindi bisogna proteggerle un pochettino dai raggi solari, visto che qui siamo esposti a sud e il sole qui d'estate è veramente pocente, quindi ho dovuto per forza proteggere ulteriormente la serra con questo doppio strato. Di qui si vede, vedete, qui si vede bene, questo è il TNT che è doppio strato e qui ho messo l'ombreggiante, e speriamo insomma che quando arriverà il grande caldo tutto proceda per il meglio. E questa è la sistemazione esterna delle mie piante. Ovviamente, come vi ho detto, in questo periodo ne entreranno di nuove. Sto più che altro acquistando Hoya perché sto cominciando ad avere un amore folle per le Hoya, quindi non lo so. Quindi se tra di voi magari c'è qualcuno che coltiva le Hoya e vende magari delle talee, mi scriva un commentino o mi scriva un'email e mi faccia sapere, perché io sono interessata all'acquisto di nuove talee di Hoya, quindi fatemi sapere.